Lettura introspettiva evolutiva. L'universo, tramite quale arcano ti parlerà? Scegli una delle tre carte e ascolta. Questo non è il momento per agire, non è il momento per scegliere, non è il momento per avere fretta. L'energia guida del momento è l'appeso. La carta mostra una persona, sì appesa a testa in giù, ma non sofferente. È completamente rilassata e paradossalmente a suo agio. È passiva, ricettiva, disponibile alle correnti della vita. Il simbolo presente dietro di sé rappresenta l'elemento acqua. Simbolo di inconscio, introspezione, profondità. Egli segue il flusso, è soltanto apparentemente fermo, perché il movimento sta avvenendo dentro di sé. Si muove nelle profondità del suo essere. Non si oppone alla vita e alle circostanze, proprio come le acque di un torrente seguono il terreno più basso, senza neanche provare ad andare controcorrente. Non è ambizioso, poiché ambire equivale al percorrere salite. Eppure nella sua discesa egli si accinge a nascere. Non ha alcuna fretta, perché sa che non serve a nulla arrivare primi. Sa bene che la vita è un viaggio, un pellegrinaggio, e che il senso non è la meta, non è raggiungere una destinazione, ma è il viaggio stesso. Hai scelto questa carta perché la mente universale ti invita alla totale consapevolezza che seguendo la corrente della vita, in questo momento di apparente non azione, giungerai esattamente dove dovresti essere. Potresti avere la sensazione di essere bloccato, oppure che non appaiano visibili alla tua osservazione strade migliori all'orizzonte. Ma in realtà non è così. Tu sei già in viaggio e in costante trasformazione. Non è necessario lottare controcorrente in questo momento. Non è necessario neanche pianificare troppo. Abbraccia la vita, abbraccia il tuo tempo, abbraccia il tuo presente. Abbraccia il nuovo che giungerà e nel frattempo utilizza al meglio questo momento. A volte è molto più producente lasciarsi attraversare dagli eventi, senza permettere loro di toccarci o scuoterci più del dovuto. Poniti quindi in riflessione, in uno stato meditativo. Sii disposto a guardare tutto ciò che accade intorno a te da altre prospettive. Sii consapevole che ogni stasi è passeggera, ogni blocco è temporaneo. Ma ciò che accomuna questi momenti è un tempo di attesa. Un tempo prezioso che è apparentemente stagnante, ma nulla accade per caso, ed offre l'opportunità di riflettere, di pensare, di meditare, di considerare altri punti di vista. Un tempo che è ora e che non torna, un dono da utilizzare saggiamente. Osservando la carta, è evidente la spensieratezza di questo personaggio, il desiderio di sperimentare cose nuove, di immergersi in qualcosa che lo entusiasma. Guarda sognante il mondo con il desiderio di viverlo pienamente, guidato dalla luce di un sole puro spirituale e da un'immensa energia in potenziale. È un po' folle, un po' stravagante, ma così spontaneo e innocente, caratteristiche necessarie per intraprendere nuovi percorsi. Tutti dobbiamo essere un po' folli in questa vita. Quel pizzico di follia fondamentale atto a spronarci nell'intraprendere una via e raggiungere nel tempo grandi vette. Cosa vuole dirti la mente universale mostrandoti il matto come energia guida? Guarda il mondo nella sua interezza. Ognuno di noi è qui sulla Terra per condividere, manifestare l'essenza che siamo, che è costantemente connessa al tutto anche quando non ne siamo coscienti. Non aggrapparti alle tue paure, non sentirti inferiore o superiore a nessuno. Sii semplicemente te, a testa alta. Contempla il bello che c'è intorno a te. Ascolta la scintilla che brilla e brama ad essere percepita. Segui i tuoi sogni, le tue aspirazioni, coltiva le tue speranze. Sentiti parte del grande disegno che è il miracolo della vita. L'energia del matto è molto potente. Tanto che reprimerla diverrebbe pericolosamente esplosiva e distruttiva. Canalizzandone la direzione, però, è altamente creativa.
nonostante questa vita nella materia sia difficile, e bensì tu possa sentirti ostacolato e vincolato da eventuali circostanze, non rinunciare al tuo potere. Fai qualcosa che ti faccia sentire libero interiormente da tutti i condizionamenti imposti dall'esterno. Cerca di osservare al di là di ciò che appare. Scarica la tensione quando sopraggiunge. Non accumulare troppo. Fai qualcosa che ti faccia sentire vivo, anche piccole cose. La gente ha dimenticato come fare ad essere semplice. La gente ha messo da parte i sogni. La gente fa fatica ad ascoltare il proprio cuore. Non reprimere quello che sei. La forza. Quanta forza ci vuole per affrontare le sfide e gli ostacoli su questa terra. Eppure questa grande forza è presente in ognuno di noi. Latente, a volte un po' assopita, a volte incompresa, a volte brutale, a volte repressa. Ma è un prezioso carburante che alimenta costantemente la vita. Questa bellissima donna, emblema dell'essenza spirituale, è presente, allerta, gentile, delicata. È in grado di accettare sia l'oscurità che la luce, perché sa riconoscerle entrambe dentro di sé. È in totale pace con se stessa, ma ha raggiunto ella stessa questa pace, amando anche il lato primitivo latente nel suo essere. Per questo non teme il leone, e il leone non teme lei, né tantomeno oppone resistenza, appare addomesticato. C'è un perfetto equilibrio tra di loro. La mente universale, cosa ti suggerisce illustrandoti la forza come energia guida del momento? Non rinnegare la natura che è in te. Il compito dell'essere umano non è quello di condannare o rinnegare la sua natura, gli istinti, ma imparare a sublimarli dopo averne preso consapevolezza. Non è semplice raggiungere questa quiete, ma è un bel traguardo per poter proseguire l'evoluzione. Applica questa azione, tanto interiore quanto esteriore. Per quanto perfetti vogliamo impegnarci d'essere su questa terra, non lo siamo mai stati e mai lo saremo. Non è semplice accogliersi in tutte le sfaccettature, prendere coscienza di aspetti del nostro essere che giudicheremmo sbagliati o troppo fuori dai canoni. Accogli te stesso come essere terreno, tanto quanto accogli il tuo essere spirituale. Ti suggerisce inoltre di non farti sopraffare dagli eventi, mantieni un giusto autocontrollo, coltiva la pazienza. La vita a volte è dura, ma ogni avversità ha il compito di farti conoscere la tua grande forza. Scegliere come proiettarla sta a te.